Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e sono qui per l'inizio di una nuova serie, l'inizio di una nuova avventura. Ebbene sì, siamo qui con la carriera allenatore su Ultimate Team. Non esiste la carriera allenatore su Ultimate Team, cioè non esiste come modalità, ma l'abbiamo inventata io e Ricky quest'anno. Vogliamo farci nostra questa super carriera, sarà un'avventura veramente emozionante. Partiremo dalla divisione 10, ovvero dalla nostra prima stagione, sarà la divisione 10 fino ad arrivare alla divisione 1, dove proveremo a colorare il sogno del titolo, la divisione 1, allenando sempre squadre diverse per ogni divisione. Perché si chiama carriera allenatore? Non solo perché, come vedete, c'è anche il mio overall, cioè di come sto allenando per il momento le squadre, ma anche perché ci sono gli obiettivi della dirigenza. La dirigenza sarà Ricky, ci darà ogni stagione dei nuovi obiettivi e in base a quanti ne rispetteremo, la squadra della stagione successiva sarà migliore o peggiore. Se non rispetterò nessun obiettivo della dirigenza, dovrò riniziare da capo, quindi dalla divisione 10, quindi vediamo di farne almeno uno sempre. Ma lascio la parola proprio alla dirigenza. Benvenuto Leo in questa fantastica avventura della carriera allenatore su Ultimate Team. Oggi ti do questa squadra. Hai a disposizione questo team per superare la divisione 10. Mi raccomando, impegnati perché è importante. Ti do anche questi obiettivi e occhio perché se non supererai questi obiettivi dovrai avere delle penalità. Avrai un portiere argento, un difensore argento, un centrocampista argento e un attaccante argento, in base a quale obiettivo non supererai. Mi raccomando, allena bene questa squadra ai campioni del calibro di Jonas e anche Cacciatore. Ti do un in bocca al lupo per questa stagione e non Ok, deludermi. dirigente Ricky, grazie mille per gli obiettivi. Non sono facili, ragazzi, perché non devo subire gol di testa, devo segnare un gol di testa. Ok, in tutte le partite ce la posso fare a segnare un gol di testa, ma non subirne nessuno è veramente tosto. Non devo nemmeno prendere nemmeno un'ammunizione, ragazzi, nemmeno un'ammunizione, che vuol dire? Cioè, devo, in tutte le partite devo essere correttissimo, devo fare il possesso palla maggiore per ben 4 partite. Che vuol dire che se le vinco tutte e quattro le prime partite, la stagione dura 4 partite, quindi devo fare sempre maggior possesso palla, anche questo è molto molto difficile. E poi devo fare una tripletta, ragazzi, una tripletta non è facile. In divisione 10, non credetevi, il gioco è appena uscito, cioè nemmeno, non è nemmeno uscita la Standard Edition. Io che ho la Ronaldo Edition, ho già il gioco, ma è durissima, cioè in divisione 10 ci sono ancora giocatori forti, quindi sarà dura. Come vedete, lo storico è nuovo, questo è un account secondario, quindi possiamo andare a vedere la squadra. Oh mio Dio, a parte ho visto Bonna in difesa, c'è Cacciatore, grande cacciatore, Jonas in attacco che quest'anno non ha skill, ma non devo fare obiettivi su skill, cioè la dirigenza non mi ha chiesto fai skill così, quindi ok, va bene, anche se è un po' lento. Salvio sarà sicuramente il nostro salvatore, Salvio Salvatore. E poi Andreas Pereira. Il centrocampo è orribile, orribile. Lucas Castro forse è l'unico che si salva un pochino, ma Banega e Ganso non è che mi piacciono. In difesa non è male, devo dire, poteva andare veramente peggio. Comunque, questa è la squadra. Adesso andremo a giocarci le nostre prime 3 partite in divisione 10. Speriamo vada bene. Ho anche un po' cambiato le tattiche in base agli obiettivi. Ho messo i passaggi intorno a 70 sia nella costruzione manovra che nella creazione occasioni. E ho abbassato un pochino, anzi lo abbasso ancora l'aggressività a 40 perché non voglio che i miei giocatori siano troppo aggressivi. Ok, la prima partita è contro Lollo Team 96. Guardiamo un pochino che squadra dovremmo affrontare, la nostra prima di campionato. Ok, una squadra iniziale con un po' di Barclays, sta facendo sicuramente una Barclays. Non male, c'ha Beraimo in attacco da tenere d'occhio, Luke Shaw non è male sulla fascia sinistra. Cavallero in porta, poteva andare peggio. Noi abbiamo Adrian che non è tanto meglio, però almeno il nostro ha piani intese, quindi sa come giocare. Insomma, la squadra avrà ovviamente sempre piani intesa, perché è la nostra squadra, deve avere intesa. Andiamo dentro la partita, dai ragazzi. No, no! Eccoci, 1-0 per il Lollo Team. Inizia male la nostra avventura, non è facile. Devo abituarmi a questo stile di gioco che non è il mio. E Beraimo ci punisce, ci fa l'1-0. Cazzi, non è facile, ve lo assicuro.
magari anche accelerare un pochino le azioni, perché comunque il mio giocatore, cioè il mio avversario, gioca abbastanza veloce, quindi non dovrebbe essere uno che fa molto possesso. Quindi potremmo ottenerlo comunque il possesso con delle buone azioni. Ma cos'è? Ma chi è sto scarto? Ancora Ganso? Chi è che ha fatto quel tiro di merda? Ragazzi, non possiamo giocare così. Non ce lo possiamo permettere. Ancora il pallonetto. Vabbè ragazzi. Però adesso stiamo creando buone azioni, però anche veloci. Ma se le falliamo così è inutile. Da Jonas, 1-2 con Salvio. Salvio parti. C'è l'inserimento di Ganso. Ancora Ganso. Se lo sposto sul destro. Ganso, ma che piedi a roncola c'hai, Ganso? Ti scarto. Ragazzi, non è facile. È tostissima sta partita. Comunque, come vedete, gli avversari sono subito forti. Ecco, traversa. Sono subito forti gli avversari. E quindi non vedete la divisione 10. È tutta divisione 1. Finisce qua il primo tempo. 1-0, guardiamo un po' il possesso com'è, perché almeno quello, 54% di possesso palla. Ok, abbiamo almeno il possesso palla per il momento. Dobbiamo continuare così nel secondo tempo e boh, sperare nel miracolo. Scudero in mezzo. Ed è Jonas, il piazzato di Jonas! Arriva il gol dalla distanza di Jonas. Bravo così. Ho detto, vabbè, la passo a Jonas e provo il tiro da fuori, perché almeno quello dovrebbe aver buono. Ce l'ha buono. Vai così, 1-1. Proviamo un altro tiro da fuori. La deviazione. Che fortuna, ragazzi. Che fortuna. Il gol penso di Ganso. Sì, Felipe, con che cavolo si chiama Ganso, lo scarzone, fa il 2-1 con i suoi piedi a roncola. Riesce finalmente a trovare il gol. Guardate qui il tiro, la deviazione del difensore. Non sarebbe mai entrata, ve lo assicuro. Buono così, subito sulla fascia per Salvio. Salvio entra. Salvio può entrare. Devo fare anche un gol di testa. Devo farlo però. Ok, qui la mettiamo direttamente in mezzo, perché devo fare gol di testa. Ma perché c'è Ogbonna a tirare calci d'angolo? Oddio, non penso sia un gol di testa questo. Penso sia un autogol. Ganso ancora a caso. Fammi vedere. Ragazzi, che se ho fatto gol di testa. Ragazzi, se dà gol a Ganso, questo è un gol di testa. È orribile. È veramente orribile. Però ha dato gol a Ganso, quindi in teoria è un gol di testa. Dopo lo riguardiamo il replay per vedere se l'ha preso con la testa. Nemmeno ho colpito io, però l'ho fatto di testa, ragazzi. Facciamo un po' di possesso palla adesso. Non so che, con quale fortuna abbiamo recuperato questa partita, che sembrava persa, veramente. Ancora sulla fascia c'è Salvio, che si è inserito benissimo. L'ho detto, è lui il nostro salvatore. Quello davanti forse più pericoloso. Attenzione a Ganso, ancora in mezzo per Pereira. Si gira Pereira sul mancino. Oddio, pericoloso Andreas Pereira. Ancora sulla fascia c'è l'inserimento di Salvio. Sempre lui. Entra dentro bene a cercare qualcuno. Il passaggio è per ancora Pereira sul mancino. Il 4-1 di Andreas Pereira. La chiude lui questa partita. Ottimo così, non c'è nessuna tripletta, perché doppietta di Ganso e doppietta di Pereira. In effetti potevo pensare alla tripletta di Ganso. Devo ancora memorizzare le richieste della dirigenza. Intanto finisce la partita. Anzi, non è la doppietta di Pereira, ma ha fatto un gol Jonas, un gol Pereira e due Ganso. Ma ci sarà tempo per la tripletta. Abbiamo in teoria ancora almeno tre partite, quindi va bene così. La prima è andata e soprattutto abbiamo fatto il possesso palla, 57%, ottimo così. Adesso dobbiamo andare a vedere, prima che me ne dimentichi, il gol di Ganso. Ok, guardiamo un pochino, qui ci dovrebbe essere, ok, il tocco del difensore e poi Ganso la prende. Sì, con la testa, con la fronte proprio. Fa questo gol orribile. Quindi ragazzi, abbiamo anche fatto il gol di testa, perfetto, non dobbiamo più pensarci per le prossime partite. Dobbiamo continuare a non subire di testa, perché il suo gol è stato di piede, quindi non ci sono problemi. E dobbiamo continuare a fare così con il possesso palla. E dobbiamo pensare anche alla tripletta e a continuare a non prendere munizioni. Comunque per il momento ci siamo, abbiamo manovrato abbastanza bene la squadra. La forma fisica la utilizzerò ogni due partite. Però i contratti vanno messi. Ok, la seconda partita della stagione sarà contro Odio Secchi di Erbestemmia 90. Guardiamo un pochino la squadra, è una Serie A buona. Questa qui è un po' più forte rispetto a quella di prima. De Frel, ottimo, lì davanti Borriello non è proprio così forte. Che sì, davanti alla difesa sarà veramente buggato. Anche Casares secondo me sarà bello buggato. Perini in porta. È una buonissima squadra, ragazzi. Scudero in mezzo per Ganso. Ganso col mancino. Oddio, fuori di poco.
partiamo con cacciatore, il nostro cacciatore la mette per Salvio. Fuori in mezzo c'è l'inserimento di Jonas, il tiro di Jonas, palo! Penso abbia preso il palo, non si vede bene con questa nuova grafica, però dovrebbe aver preso il palo Jonas. È in mezzo ancora Pereira, si gira, c'è il rigore ragazzi, c'è il rigore guadagnato da Pereira. Lo faremo tirare a Jonas ovviamente, perché è quello che è più facile che possa fare una tripletta. Quindi potrei anche tirare una botta, perfetto, 1-0 Jonas, dai così. Perfetto Jonas, bellissimo il passaggio per Salvio. Salvio, oddio la parata di Perin e non c'è Jonas sulla respinta. Finisce qua il primo tempo sull'1-0 su rigore di Jonas, quindi non male, il possesso palla è 60%, quindi ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno. Dobbiamo provare a cercare la tripletta con Jonas, non sarà facile, però per il momento stiamo soddisfacendo la Ricky, la nostra dirigenza. No, Gbonna, eccoci. Er bestemmia, ci fa gol perché Ogbonna non sa chiudere, 1-1, e infatti mi viene anche la bestemmia dentro, però non la dico, 1-1. No, è solo completamente, oddio non devo fare nemmeno quelle scivolate che sono rischiose per le ammunizioni. No ragazzi, no ragazzi, però non si può perdere queste palle. No ragazzi, no ragazzi, no ragazzi, non si può perdere l'uomo così, ma ragazzi, ma non c'era nessuno in difesa. Ma che è sta storia? 2-1. Adesso devo rimontare pure. Una partita che era, boh, era un pieno controllo nel primo tempo. Nel secondo tempo cosa è successo? Attenzione! Adrian ci salva. Ma se non ne prendono una di testa. Cavolo, Ricky però mi ha fatto anche una squadra bassa di statura. Poi non devo prendere gol di testa. Sei stronzo. No, vabbè. No, vabbè. Persa ragazzi, persa. Partita persa, non è male perché se teniamo il possesso comunque abbiamo una partita in più, che può anche essere un bene da una parte, che devo conoscere meglio la squadra. Però così non va bene . Andreas Pereira per Jonas, Gonçalves Oliveira, traversa. Buono ancora Salvio, l'1-2. Salvio per il tiro, non arriva Andreas Pereira, la spara nel terzo anello, Andreas. Assurdo, assurdo, veramente. Sono tempo orribile da dimenticare per la nostra squadra, che si deve dare una bella svegliata nell'ultima partita. Speriamo di aver tenuto almeno il possesso. Non abbiamo subito gol e non abbiamo preso ammunizioni, quindi almeno quello va bene. Però la partita in sé per sé è andata malissimo. Possesso palla l'abbiamo mantenuto, l'abbiamo un po' perso nel secondo, ma abbiamo fatto tipo un 50-50 nel secondo, però il 60-40 nel primo ci ha salvato, quindi siamo a due partite col possesso palla, siamo con il gol di testa, però abbiamo perso una partita orribile. Ok, andiamo nell'ultima partita di oggi contro Raving City, se non erro, beh sì, Raving City 18, che ha una squadra iniziale, tutti senza intesa, con Juan Fran, Valencia in attacco, Livermore davanti alla difesa. In sé per sé i giocatori non sono neanche male presi uno per uno, però non c'è intesa ragazzi, quindi dobbiamo fare il nostro meglio. Ricordiamoci, non subire né ammunizioni né gol di testa, cercare di fare una tripletta e continuare con il possesso palla, che per il momento va bene. Buono, buono il filtrante per Pereira, entrare dentro Pereira, va bene anche dietro per Banega, il tiro di Banega! Ever! Banega, l'1-0, la sblocca lui dopo 5 minuti. Buono così, un bel tiro dalla distanza, una buona azione anche ragionata, tutta di... non di prima, però con buoni passaggi, 1-0. Bravo Reed, ottima chiusura. Palla in mezzo per Jonas, il tiro di Jonas! Jonas con Salves Oliveira! Che gol! 2-0 al 31esimo! Mamma mia, che botta che ha tirato Jonas! Dobbiamo trovare la tripletta con lui, che ha un tiro veramente micidiale quando ci arriva il tiro, perché è un po' lento. Però che tiro che ha! Finisce qua il primo tempo su 2-0 in gol Ever Banega, Jonas. Il possesso è comunque nostro, 56%, nonostante non mi sia concentrato troppo su azioni ragionate, quindi va bene. Attenzione qui. Il tiro, oddio! Mamma mia, chi era questo? Valencia. Bravo, Bonne in anticipo. Palle per Jonas, può cercare ancora il tiro! Mamma mia, che botta che ha! C'è l'inserimento di Salvio. Salvio in mezzo, non per lui, lo volevo passare a Jonas. Jonas invece arriva sulla palla e fa il 2-0.
Doppietta per Jonas, buonissimo, tieni la passa, va bene, penso che ha fatto un triple shot nemmeno troppo voluto, il 3-0, la doppietta di Jonas, speriamo non quitti, perché devo fare l'ultimo gol con Jonas, assolutamente. Bravo Salvio, tiene bene qui la palla, Jonas, ne dribbla uno, ne dribbla due, il triple shot, no, la deviazione all'ultimo del difensore, ci credo, dai, 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 no, 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 questo è giallo. No ragazzi, questo è giallo, pensavo di essere sulla palla. Questo è sicuramente giallo e qui mi perdo un obiettivo. Oltre che il gol mi prendo. Mi perdo un obiettivo ragazzi. No. Che cavolata che ho fatto. Perché? Perché ho scivolato? Perché sta esultando anche sto qua che sta perdendo 3-1. Guardiamo se viene ammonito calciatore. Se viene in grafica, ma sicuramente. Sicuramente. E Scudero, non cacciatore, ammonito e quindi ci perdiamo un obiettivo. Ho fatto una cavolata, devo rimediare con un gol di Jonas dalla distanza! Sì così! Almeno un obiettivo ce lo siamo fatto! La tripletta con Jonas! Ma che cavolo, perché ho fatto quella scivolata? Potevamo fare tutti gli obiettivi, ce la potevamo fare. Potevamo soddisfare tutta la dirigenza, di chi mi dispiace per quel giallo. Colpa mia, ovviamente, lì non dovevo scivolare, dovevo lasciare... l'azione, però magari se non sbagliamo sti passaggi, sti retropassaggi, ragazzi. 4-2, ma vabbè. Cioè il retropassaggio perché così? Vabbè, lasciamo stare. Finisce qua la partita, speriamo di aver tenuto almeno il possesso perché una parte finale è veramente assurda, cioè non riuscivano a fare un passaggio. Jonas si porta a casa il pallone, che vuol dire che abbiamo fatto la nostra tripletta con lui. Purtroppo ci siamo presi il giallo con il Scudero, quindi un obiettivo fallito, però 1500 crediti, ok, non ci interessa. 57% possesso palla, ok, abbiamo fatto tre partite col possesso palla, quindi in teoria se vinciamo le ultime due ce ne basta una con il possesso palla e dobbiamo continuare a non subire gol di testa e per il resto va bene così. Purtroppo non potremo fare un plan, quindi al massimo facciamo altri obiettivi, però quantomeno sicuramente la prossima stagione, se passiamo la divisione 10, spero, sarà in divisione 9, quindi già quello è qualcosa. Ok, per me l'episodio si chiude qua con 3 partite, 2 vittorie e una sconfitta. Per il momento ci sta, perché comunque mi devo abituare anche a questo tipo di squadra, a questo tipo di gioco. Vorrei chiedervi nei commenti 3 giocatori, 3 nomi che volete salvare, perché ogni divisione mi porterò avanti 3 giocatori da portarmi in panchina da poter mettere nei secondi tempi, quindi nel caso di infortunio o anche prima. E nella prima stagione non avevo giocatori in panchina, ma avete visto tutti bronzo. Però nella prossima stagione, la stagione 2, potrò portarmi 3 dei giocatori che avevo in campo in questa squadra nella prossima squadra. Quindi commentate con 3 giocatori che volete salvare per la prossima stagione, lasciate un bel mi piace se secondo voi se vi piace questa idea di questa carriera un po' particolare su Ultimate Team. Vi chiederei anche voi un bel obiettivo, di arrivare a 100 mi piace a questa serie, per me ce la possiamo fare. Per farmi capire che vi piace, nonostante questo canale sia nato sulla carriera offline, quindi sulla carriera normale, la carriera allenatore di FIFA, se vi piace questa idea di farla su Ultimate Team. Lo so che non è proprio una carriera, ma è più una scalata, però secondo me con questo inserimento di Ricky come dirigenza, come gestire un pochino la squadra, secondo me la possiamo assimilare molto a una carriera. Invito a iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto, passare al secondo canale dove noi faremo comunque delle live su FIFA 18, sia io che Enrichi. Trovate in descrizione anche la pagina Facebook e il profilo Instagram dove ogni tanto carichiamo delle foto. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.